non ci devono essere più queste cose, no, che ogni volta continuiamo a dirle e succedono ogni volta queste cose. Enza era questo, solarità, amava la gente incondizionatamente. Il dolore per la morte di Vincenzo Angrisano accomuna i cittadini andriesi che nel ritrovo in piazza Katuma di mercoledì sera hanno espresso il proprio sgomento per l'accaduto, rabbia e lacrime tra la folla giunta nel comune federiciano da ogni parte del territorio. Forse anche un po' di rabbia, mi metto, non so, nei panni di amici, di colleghi. Penso che allora possa stare veramente molto male. Tanta rabbia e davvero molta tristezza perché, come si è detto prima, sembrano tanti episodi molto lontani dalla nostra realtà e scoprire che questo avviene anche quasi dietro la nostra casa o nel nostro stesso palazzo è sempre molto, come posso dire, triste e amareggiante. Un sentimento di rabbia, di dolore, perché sono cose che si ripeteranno. A questo punto ce lo dobbiamo dire. Mi vergogno di essere uomo, non c'ho altro da dire. L'unico sentimento che prevale in questo momento è l'impotenza, l'incapacità di trovare una strategia per fermare questa violenza. Era una persona eccezionale, ci fa star male tutti e siamo proprio male. È un continuo di ogni giorno, veramente dispiace tantissimo. Non la conosco, però è come una sorella, come se mi è morta una sorella, insomma, quello. Si spera che questa cosa smuova tutti quanti e che finalmente ci sia un'educazione corretta, sin da quando siamo piccoli, e che si abbatta questa barriera tra tu sei maschio, tu sei femmina e quindi alla fine siamo tutti uguali perché siamo persone. E alla base ci deve essere educazione e rispetto.